Il Teramo respira battendo 1-0 la Lucchese e centrando dopo 3 mesi il successo casalingo, lontano dallo scorso novembre. Una vittoria che tira di nuovo fuori i biancorossi dalla zona play-out ed interrompe la striscia di 2 KO consecutivi. Guidi sorprende non per le scelte ma per il modulo, un 3-4-3 che vede subito in campo gli unici 3 difensori centrali a disposizione, ovvero Kodromaz, Soprano e Pinto, con Bois ed Aziosmanovic nelle vesti di esterni e Cisco ed Andrea confermati titolari. Nelle rotazioni c'è invece Rosso al posto di Malotti a confermare il tridente. Nella Lucchese, alle prese con alcune assenze in difesa, rientra Corsinelli con Belloni alle spalle di Nanni e Semprini nel 4-3-1-2 di Pagliuca. Il Teramo inizia con il brivido quando Nanni, in aria dopo soli 2 minuti, fa partire un tiro cross che Perocchini riesce a neutralizzare in qualche modo. Il Diavolo infila però Coletta poco dopo con un tiro dalla distanza di Kodromaz che si esibisce in un tentativo che non si vede molto spesso in casa biancorossa. Il diagonale beffa l'estremo ospite e porta avanti il Diavolo. La Lucchese ha subito una reazione con Soprano e Perucchini che pasticciano in retroguardia e Corsinelli che dagli sviluppi ci prova inutilmente dalla distanza. Al 10° il Teramo va vicino al raddoppio e Aziosmanovic a provarci defilato in aria con diagonale che non inquadra lo specchio. Il Diavolo cala nel ritmo lasciando la manovra alla Lucchese che non trova però grossi sbocchi. La formazione di Guidi tiene bene il campo ed imbriglia comunque la squadra di Pagliuca non lasciando grossi spazi dove infilarsi. Di contro il Teramo non riesce a lavorare bene per pungere in ripartenza. Il primo tempo si chiude sulle timide proteste di Bois per un contatto in aria con il direttore di gara che gli facendo di rialzarsi. Pagliuca manda subito in campo Ubaldi al posto di Nanni all'inizio ripresa. La Lucchese riparte con la volontà di tenere la palla, ma è il Teramo ad andare vicino al raddoppio, al 5° ancora con Aziosmanovic ed un tentativo che si spegne alto sulla traversa. 5 minuti dopo è Cisco a rientrare sul destro ed impegnare Coletta in calcio d'angolo. Al 15° Guidi cambia modulo varando il 3-5-2 con gli ingressi in campo di Bernardotto e Mordini rinunciando agli esterni per inaugurare il tandem d'attacco Bernardotto d'Andrea con Aziosmanovic nel ruolo di mezzala. La gara è intensa anche se le occasioni latitano da una parte e dall'altra, ma il Teramo rischia grosso prima della mezz'ora quando Ubaldi va in contropiede da un possesso palla biancorosso lasciando a Visconti che tutto solo alza sulla traversa la chance del pari. Il Diavolo vede ancora i sorci verdi al 32°, con Frigerio che disegna per Ubaldi e lo stesso a trovare solo il palo esterno. La reazione della squadra di Guidi è in un'azione insistita di D'Andrea al 34°, con pallone che arriva dalle parti di Arrigoni che impegna Coletta dalla distanza. Tra i biancorossi entrano anche Rossetti e Lombardo per far rifiatare Aziosmanovic e Fiorani, con la gara che praticamente va in ghiaccio con il senno del poi, ma che vive sempre sul filo della sofferenza fino alla fine. Nel recupero Kodromaz per fermare Semprini rimedia il secondo giallo e dovrà saltare la trasferta di Viterbo di domenica prossima. Proprio la punizione di Semprini, calciata alta, sarà l'ultima chance da notare, con il Teramo che di squadra e di sofferenza c'entra un successo fondamentale nel cammino verso la salvezza.